I frati della custodia di Terra Santa, insieme ad amici e fedeli, si sono riuniti intorno alla famiglia di Shibli Abu Sada per l'ultimo saluto a quello che è stato uno dei collaboratori storici della custodia. Shibli è stato un dono del Signore e una persona speciale, ha detto il custode di Terra Santa, Fra Francesco Patton, che il 15 ottobre ha presieduto le esequie nella chiesa di San Giacomo a Beitanina. Erano presenti il patriarca di Gerusalemme dei Latini, cardinale Pier Battista Pizzaballa, il vescovo greco-cattolico Monsignor Yasser Ayash, molti frati e collaboratori della custodia, diversi sacerdoti sia di rito latino che melchita. Per oltre 25 anni Shibli è stato uno dei kawas, una sorta di scorta del custode di Terra Santa, con il compito di aprire la strada durante le processioni. Oltre alla caratteristica divisa, retaggio ottomano, i kawas sono dotati di un bastone che battono a terra per annunciare il passaggio di una persona importante.